Bentrovati ragazzi a questo nuovo video su GameStar News, sono sempre Tia e oggi parliamo di 5 giochi di cui vorrei sapere qualcosa di più che sono previsti per il 2014 o poco più avanti. Come al solito partiamo con la premessa. I giochi di cui parleremo, le opinioni, eccetera, eccetera, tutta cosa personale mia, non a nome di tutto lo staff, ma semplicemente mia, a nome di Tia, quindi mi raccomando, critiche costruttive. Insulti o critiche immotivate, no, perché tanto sono semplicemente pensieri miei, gusti miei, non devono per forza andarvi bene, però se invece avete una divergenza di opinioni se ne può parlare e se ne può discutere, mi fa molto piacere confrontarci. Partiamo subito, non alla classifica, ma con il primo gioco che citerò. Si tratta di The Order 1886. Di questo gioco sappiamo che sarà ambientato un periodo storico non proprio precisato, chiamo 1886, di che cosa staremo parlando, vabbè. E nemici vari, demoni, non lo so, licantropi, vampiri, un po' di tutto magari, saremo penso dei cacciatori di demoni, una cosa del genere. Comunque il plot è abbastanza semplice. Cosa c'è di cui vorremmo sapere di più? Il sistema di combattimento è un gioco che a me ha ispirato moltissimo, ma sarà cooperativo, sarà semplicemente una story mode, ci sarà un personaggio solo, ci saranno più personaggi, un personaggio con tante armi, diversi personaggi ognuno con la sua arma. Cioè, spara tutto in terza persona, ce n'è di tanti tipi, ce n'è con le coperture, ce n'è con meno coperture, senza coperture no, però tipo ci sono dei giochi in cui le coperture fanno cagare, non ci si riesce a mettere, quindi sarà veloce, sarà lento. E tutto appunto il discorso dei personaggi, sarà una storia lunga, sarà una storia corta, ci sarà poi del multiplayer. Ecco, una cosa che mi farebbe impazzire è una storia singola fatta bene, magari che si può fare anche in due, e un multiplayer magari fino a 4-5 persone, per dire, fatto ad orde. Potrebbe essere tipo Gears 3, che ci si può anche barricare, crearsi le torrette, cose del genere in qualche modo, o potrebbe essere semplicemente che si gira e si ammazza tutti. Potrebbe essere tipo mercenari di Resident Evil, ci sono molte possibilità. E ancora non si sa. Le immagini del gameplay comunque di The Order 1886 sono super cercate in rete, filmati ovviamente non ce n'è, immagini. Si vede un'immagine con uno visto così di schiena che si capisce che è terza persona, ma niente di più. E quindi mi piacerebbe saperne qualcosa di più, perché potrebbe essere un gioco che mi interessa, come potrebbe essere una cosa che non, che passa in sordina, che non interessa niente a nessuno. Una nuova IP che ha ispirato molte persone, ma di cui purtroppo si sa poco, quindi sarebbe bello sapere di più. Il prossimo gioco, Shadow of the Beast, appartiene ad un passato veramente molto lontano, comunque parliamo di un gioco super classico, non so, penso fra i primi che sono nati addirittura, comunque la prima era dei videogiochi. E quindi, che programmi ci sono in casa Sony, perché sarà un'esclusiva per Shadow of the Beast, non si sa. È proprio questo che ci incuriosisce, proprio per questo motivo che va in questa piccola classifica, che non è una classifica, vi ricordo, non sono 5 posizioni in ordine di preferenza. Comunque è per questo motivo che è presente in questo video. Non si sa assolutamente se si riprenderà l'IP del passato, se sarà qualcosa di nuovo, boh, non si sa una data d'uscita, non si sa niente. Si è visto un filmato che sembra molto figo. Comunque si sa che è un gioco che è già esistito in passato e quindi che sarà un remake in qualche modo, riprenderà comunque il gioco che era. Però più di questo non si sa niente. Però l'esclusiva Sony, cioè, in genere sono interessanti, in genere i ragazzi sanno fare il loro lavoro. Perché non dovrebbe essere un titolo interessante? È un titolo interessante, solo che non si sa niente, sarebbe bello saperne qualcosa di più. Perfetto in questa, comunque questo video, perfetto in questa classifica. Il prossimo titolo è decisamente fresco e simpatico. Kaio King of Pirate è una nuova IP di Inafune, un maestro comunque nel mondo videoludico, quindi sicuramente una persona che sa il fatto suo. Cosa mi ha ispirato molto? È super colorato, puccioso, sembra veramente molto molto carino, poi magari sarà una cosa che non mi interessa. Questo video per l'appunto parla di giochi che
non si sa bene che cosa sono, non si sa bene che cosa saranno e non si sa bene quando usciranno, che interesse comunque porteranno nei videogiocatori. Per ora a me sta ispirando, poi però non lo so quando effettivamente lo vedrò in movimento se mi piacerà. In questo caso, come negli altri, manca il gameplay, manca come dire, l'ossatura del gioco, cioè quello che è di contorno è l'immagine, i personaggi che sembrano molto carini. Quello che sarà la vera ossatura del gioco, la vera parte fondamentale del gioco è il gameplay, però. Che gameplay sarà? Che gioco sarà? Strategico, un gioco di ruolo, action, cioè non si sa assolutamente che cosa potrebbe essere, potrebbero essere anche battaglie navali per quello che ne so. Quindi non si sa, non si sa niente. Anche questo gioco è perfetto per questa classifica, l'unica cosa che si sa è che chi lo andrà a realizzare è un maestro come Inafune, quindi comunque una persona di tutto rispetto nell'ambito videoludico. Si sa che sarà per Nintendo 3DS, credo che a questo punto sarà anche un'esclusiva, a meno che non approdi anche su Wii U, con magari anche una sorta di crossplay, però la vedo un po' dura. E mi piacerebbe tanto saperne qualcosa di più, vedere un video in un Nintendo Direct, magari è uno dei prodotti che è più facile che presto se ne sappia qualcosa, perché è già da un po' che il trailer è uscito comunque e penso siamo passati quasi un anno o due addirittura dal primo video. Speriamo presto di vederne qualcosa, per ora mi ha ispirato molto, penso di non essere l'unico che è stato attratto comunque dai colori e dal nome in calce a questo progetto. Ecco, ci tocca parlare ora di un grandissimo punto interrogativo, un grandissimo alone di mistero intorno a questo titolo, comunque di cui sappiamo che si chiama X. E sarà un'esclusiva per il Wii U, queste sono due cose che sappiamo. Ci saranno dei robottoni che sembrano anche abbastanza fighi, e ci saremo noi che andiamo in giro su questi robottoni. Però più di così, che cosa sappiamo? Ci sono dei mostri giganti, ma non è che si vede che si combatte contro di loro, che non penso che sia un allevamento per dinosauri. Ecco, penso che saranno comunque dei nemici. Potrebbe essere una sorta di Monster Hunter, si sale sui robottoni per andare a caccia dei dinosauri. Cioè, però non sono informazioni che ti fanno pensare se vuoi comprare o no un gioco, sono tutte informazioni buttate lì un po' così. E quindi si aspetta qualcosa di più, sarebbe bello sapere qualcosa sull'ambientazione, sulla storia che ci sarà dietro e vedere effettivamente il gameplay, Cosa potrei infine aver tenuto come ultimo, diciamo che secondo me classifica, titolo di cui parlare? Se non il misteriosissimo Shin Megami Tensei Cross Fire Emblem, due saghe che credo che siano comunque strategiche, possano rientrare sotto l'RPG di stampo classico, non l'RPG action, e quindi mi aspetto un gioco lento, comunque studiato, tattico, e mi aspetto un bel gioco, perché è sicuramente un bel crossover. Il problema è che non so esattamente che cosa sarà, non so la data d'uscita, non so se arriverà in Europa. È un titolo Wii U, adesso è troppo presto anche per basarsi sulla roba Wii U giapponese, per dire giochi PS3. Siamo stati abituati che tante cose non sono uscite dal Giappone, ma recentemente tante ne sono uscite anche comunque a testa alta. E quindi, boh, non lo so, mi piacerebbe saperne di più. Se qualche importante membro di una software house sta guardando questo video, rilasciate dei trailer, rilasciate dei video gameplay, date delle tech demo da giocare nelle fiere, mi raccomando, fateci sapere qualcosa per questi 5 titoli che sembrano veramente molto interessanti.